arrabbiarti con me, per l'amor del cielo, fate quello che volete, ma non mandate questo video a Chiara D'Alessandro, perché veramente, cioè... Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, a parte che oggi sto filmando dopo un sacco di tempo con la luce naturale, fatemi sapere se la preferite rispetto a quella solida, artificiale, eccetera. A parte che quando filmo di notte nevo, però mi piace la luce che viene da fuori. Allora, oggi voglio fare con voi questa tipologia di video che è da un po' che non faccio, però vi era piaciuta tantissimo, cioè reagisco a youtuber che non seguo. Quindi vi ho chiesto su Instagram di farmi conoscere youtuber sopra le righe, eccentrici, insomma particolari, che comunque vi piacciono tantissimo, e devo dirvi grazie perché me ne avete mandati tantissimi, quindi adesso li scopriremo assieme. Non so che cosa aspettarmi, non ho idea di chi siano queste persone, quindi vedrete le mie reazioni spontanee in videocamera e fatemi sapere se voi invece questi youtuber li conoscevate oppure no. La prima persona, questo nome è spuntato centinaia di volte: Chiara D'Alessandro. Premetto che non ho idea di chi sia, quindi adesso vedremo assieme, ok? E però mi avete scritto cose tipo che è un caso umano, un caso da studiare, cioè non siete stati tanto carini su questa ragazza, donna, non lo so, adesso scopriremo. E quindi non so che cosa aspettarmi perché ho paura, io non voglio mai essere cattiva nei video. Andiamo a vedere. Allora, Chiara D'Alessandro, nuovo video ogni giorno. Ok, tutto questo banner rosa molto carino. Vediamo i video. Voglio vedere quelli con più visualizzazioni. Parodia fatta da mia figlia su di me. Sono arrivati adesso, basta, mi avete rotto. Io guarderei adesso, perché insomma le altre cose, poverina, mi dispiace onestamente, io non voglio. Adesso basta, mi avete rotto. Voglio guardare questo. 3 anni fa 301.000 visualizzazioni, ragazzi. A veloce per dire che adesso basta, mi sono letteralmente rotta le questa gentaglia che, a parte quelli che criticano, che se ne frega, perché quelli che criticano sono persone veramente frustrate, depresse, e adesso basta perché se mi sono, ma chi veramente fa furto di identità? Devo mettere solo beep in questo, penso ce ne saranno migliaia. Ok, adesso mi sono resa conto. Ok, direi che come linguaggio non è esattamente una persona proprio elegante, ecco, cioè non voglio dire niente, però ecco. Vedere il video da altrui è veramente una persona squallida, non ho parole, veramente. Già l'altra volta mi avevano fregato la mia foto e il nome del mio canale, ho denunciato e è stato chiuso questo canale qui. Porca miseria, grazie alla Chiara, pensa che se dovessi farlo io ogni volta che mi fregano il nome e la foto, vivrei praticamente in polizia o dagli avvocati. Fortunatamente mi ha avvisato, sta fregando tutti i miei video. Una parola, vedete se ti freghi anche questo, David Montoya. Adesso vi faccio vedere. Faccio nomi e cognomi. Ho denunciato e non ti devi permettere mai più di fare una cosa del genere. Come te, nessun altro. Sei una persona spregevole e questo è furto di identità, è furto di copyright, perché stai rubando i miei video. E immediatamente rimuovili, tanto vi verranno comunque rimossi perché ti ho segnalato per essere una persona veramente squallida. Ora vi faccio vedere anche a voi che cosa è successo. Guardate, io non mi metterei, vi dico solo una cosa, io non mi metterei mai contro questa Chiara D'Alessandro perché mi spaventa non poco. Questo David Montoya senza foto, ovviamente sarà un profilo fake, zero iscritti. Ha ricaricato tutti i miei video. Vabbè, ma questo che si è ricaricato tutti i tuoi video, quante ha fatto una visualizzazione? Nessuna visualizzazione, cioè non è che ti sta fregando niente in realtà, perché voglio dire, cioè sta solo perdendo tempo. Chiara, io ti devo dire, vabbè, questo video è di 4 anni fa quasi, però ti devo dire che succede a tutti noi youtuber, forse ormai adesso lo saprà ovviamente, succede a tutti noi youtuber, è una cosa talmente diffusa che appunto basta segnalare e vengono tolti. Però non è che si sta facendo le visualizzazioni o i soldi con i tuoi video, cioè è un canale che ha fatto così, cioè, per perdere tempo, ti sta facendo pure un favore, ti sta facendo pubblicità, tanto manco ci guadagna niente. Comunque questo era il motivo per il quale tutti fino a qualche anno fa avevamo il nostro nome scritto nel video, ma poi ci siamo resi conto che comunque li croppavano e li mettevano comunque, quindi ad un certo punto non ci fai manco più caso. Però io non mi sono mai arrabbiata così tanto per questa cosa, anzi mi faceva ridere, sorridere, boh. Però lei si è proprio arrabbiata di brutto, mamma mia. Ok, andiamo a vedere un altro video, vediamo. Io guarderei, questa è una cosa gravissima. Guardiamo questo. Ciao ragazzi,
stop. Vogliamo vedere però come lei era già avanti nel 2016, che si portava, cioè, con l'outfit da quarantena perfetto in stile 2020. Grande. Allora, bellissimo il pigiama, comunque mi piace un sacco. Perché è molto molto importante, non solo per me, ma comunque per chi fa comunque lo youtuber in generale. Quindi vi chiedo questo video, se vi è possibile, di condividerlo il più possibile, perché quello che è successo, boh, andiamo al dunque, mascherato in tutti i modi. Tra l'altro ci vuole poco all'ok del magistrato per rintracciarvi, ma la cosa bella è che avete fatto un passo falsissimo questa volta. Avete fatto il passo più lungo della vostra gamba da mentecatti. Allora vi spiego che cosa è successo. Mentecatti! Praticamente... Poverina, io ci sto ridendo su, però lei... penso sia seria in questi video. Adesso io non conosco il canale, non conosco lei, quindi non so se sta effettivamente recitando, ditemelo. Non mi sembra, però, non mi sembra. Ricevo un'email da YouTube. Io ti faccio YouTube perché non è YouTube. Lì per lì sembrava una vera mail di YouTube. Però, poi poi ve la faccio vedere, ovviamente. Poi leggendo più a fondo il contenuto... Prima cosa, YouTube non richiede quello che è stato richiesto dentro a questa mail e non scrivono così da caproni. Quindi voi state... Io troppo forte. Volevate rubare a me il canale, l'identità. E invece... E diversi reati state commettendo. Sono delle grosse fraud. Questa praticamente è una grossa... Ma perché vogliono rubarle il canale? Io non ho capito, perché vogliono rubarle il canale e il nome e i video? Non capisco. A voi, perché siete persone schifose, che sono io quella che risponde ai commenti con gli insulti. Non me ne frega niente proprio. Le calunnie, le cose, vi ho denunciato. Quindi... le cose, un bambino non ha queste cose, non lo so, bisogna saper fare un certo tipo di lavoro, quindi secondo me, io ho già dei dubbi su chi può essere, ma comunque ti sei fregato, tu parlo a te direi, cretino, sei una merda, pigliatelo veramente in quel posto, pure, che sei veramente, oltre che rosicone schifoso, sei ignorante. Allora, io poverina, io da una parte posso capirla, cioè posso capirla perché non è una cosa piacevole, a me è capitato molto spesso e volentieri, 10 anni e passa di YouTube, quasi 11, mi è capitato spesso che mi fregassero il nome, che mi fregassero l'account, cioè no, l'account no, che mi fregassero il nome, che provassero a fregarmi l'account, le password, sia del profilo che della mail, che mi fregassero i video. Però, cioè, queste reazioni mi sembrano un po', un pochino, Poi, Chiara, non arrabbiarti con me, per l'amor del cielo, fate quello che volete, ma non mandate questo video, Chiara, ad Alessandro, perché veramente, cioè, se poi se la prende con me, sono più che spaventata. Però, voglio solo dirti che, cioè, succede a tutti, ma non è che ce la prendiamo in questo modo e che ci mettiamo a fare parolacce, cioè, giusto, solo questo volevo menzionare, ok? Penso di aver capito più o meno... la tipologia di video, insomma, che fa, però devo dire che ha anche molto successo questa ragazza, questa signora, perché insomma, voglio dire, il video più visualizzato è a 1 milione di visualizzazioni e gli altri che sto vedendo sono tutti sulle 200.000, 300.000, addirittura la vedo da Barbara D'Urso, ragazzi, cioè, no, insomma, che anche Follettina, cioè lei è Follettina. Follettina è una vecchia nostra conoscenza che avevo integrato in uno di questi video. E ho cambiato lui. Eating Show Mukbang. Guardiamoci ancora questo Eating Show Kebab e patatine. Ciao ragazzi, top. Buon pranzo o buona cena, non so quando guardare. Questo video è dell'anno, no, di 2 anni fa, del 2018. Devo dire che sta molto meglio bionda, se qualcuno può interessare la mia opinione su questo, probabilmente no. Sul kebab, allora qua abbiamo... Ok, ma mangia! Fritte. Andiamo avanti. Vedere, patatine fritte. Mazza, ma come mangia? Kebab. Ah, no,
non si vede il cibo che... Forse quanto. E lo sto proprio sbranando queste patatine. Adoro. Anch'io. Patatine fritte sono la cosa migliore al mondo. Scusate, non so che faccia sto facendo, ma sono un po' allibita. È già una libera vita, quindi mi sbizzarrisco. Fantastico, grandiosa, grandiosa. Io faccio ancora meglio, Chiara. Io non ho proprio giorni di dieta. Mai, mi sbizzarrisco sempre. E vabbè, ragazzi, andiamo adesso al prossimo canale, che qui penso di aver più o meno inquadrato, insomma. Mi avete scritto veramente anche qua, io ho ricevuto migliaia di messaggi che mi facevano questo nome. Thomas Hungry, non so se si chiama Thomas o come si pronuncia, penso Thomas. Thomas Hungry, andiamo a vedere, penso che Hungry dica tutto. Mi avete detto che fa dei mukbang pazzeschi, quindi andiamo a cercare questo Thomas Hungry. Allora, Thomas Hungry. Vediamo anche qui i video più popolari, mi piace sempre iniziare da quelli più popolari. Allora, McDonald's 12.000 calorie challenge. 1 milione di visualizzazioni, vediamo. No, un'altra giornata se n'è andata e adesso faccio proprio un bel riposino. Intanto io dall'accento sento che tu sei del nord-est come me e già mi stai simpatico. Un hamburger. Patatine. Oh, che forte. Milkshake. Caspita, devo andare a McDonald's. Fantastico. Beh, apprezziamo anche che sia petto nudo, insomma, perché no. Ok, tempo per il pancake, per caramello, cioè per il food porn. Che spettacolo. Cosa ne pensate? Assolutamente amazing. Eccola qua, la mia bella pancake messa in cioccolato. Ovviamente sono molto buoni i pancake del McDonald's, io posso testimoniare, è vero, confermo. La versione più grande, mozzarella McBites, non ho mai assaggiato le mozzarella McBites, ma ragazzi, le patatine fritte del McDonald's sono le patatine fritte più buone al mondo, Dio! Ora sono davvero entusiasta di provarlo. E McFlurry al KitKat. Io non lo so, ma penso, vedendolo, vedendo i video che fa, io penso che uno dei commenti più frequenti che riceve è: come fai a mangiare così tanto e essere così magro? Questo è il mio sentore, poi ditemi se ho ragione. Bene, tutto è pronto, come sempre, sasse. Coca-Cola, zero. Ah. Adesso che so che bevi Coca Zero mi stai ancora più simpatico. Ed eccoci al secondo pasto della giornata. È tipo la mia anima gemella lui. Ok, ma magna. Cavolo, ragazzi. Buttermi chicken and nuggets. Sono proprio buoni, mamma mia. Noi partiamo pure il porto piedi. Con il pollo cotto alla piastra, mi piace anche questa musichetta di sottofondo molto rock che dà motivazione, molto motivation. Vabbè, devo dire ragazzi che in 16 minuti si è mangiato quello che io mi mangio forse in tutta una giornata, ma neanche. Quindi cavolo, cioè, io pensavo di essere brava nei mukbang, mi rendo conto in questo momento di essere assolutamente insulsa nei mukbang, quindi mi inchino a te, Thomas Hungry, che sei veramente fantastico, cioè fantastico. Eppure il McFlurry ed il milkshake. No, vabbè. Vediamoci un altro video. Carne steak, 3 kg di carbonara challenge. Vediamo i 3 kg di carbonara challenge. Mi sto portando la 3 kg di pasta alla carbonara. No, vabbè, ragazzi, io ho una fame in questo momento che non so cosa farei per avere quella carbonara davanti a me. Mi va bene anche il McDonald's, ma in questo momento preferisco così la carbonara, ma... Aspettate un attimo, ma si mangia veramente tutti e 3 kg di carbonara? No, lui da solo? No, non ci posso credere. Porca miseria, sei buono. Tutti una bella calorie. No, vabbè. Ed è merda, un handicap match, sono 2 contro loro, 2 contro. Vediamo chi vince, questi due ragazzi.
un telefono. Vediamo se riuscirete a rispondere. Oddio, guardate la barba tutta sporca, ma che è? Io veramente, io devo inchinarmi e tanta stima a te, Thomas, perché tu non solo ti sei mangiato 3 kg di carbonara ben, cioè, ben condita, ma fai pure la scarpetta. Io ti adoro, veramente, sei il mio mito. Cioè, in 20 minuti lui si è mangiato 3 kg di carbonara e aveva pure fame per farsi la scarpetta. Questa sono io, quando finisco di filmare, che ho filmato tutto il giorno, non ho mangiato niente, poi arrivo la sera e mi strafogo con qualsiasi cosa ci sia. Mamma mia, oh, fantastico, veramente, veramente, lui è fantastico, fantastico. Quindi vi ringrazio per avermi fatto scoprire il suo canale, perché come sapete a me piacciono tantissimo i mukbang, e in particolare quelli così, molto esagerati. Quindi, Thomas, veramente sei un grande. Altro nome che mi avete fatto in tantissimissimissimissimi è Space Valley. Non so che tipo di canale sia, non mi avete detto nulla, però questo nome spuntava un po' qua, un po' là, un po' qua, un po' là, un po' qua, un po' là, sempre questo Space Valley. Quindi andiamo a vedere chi cavolo è questo Space Valley. Sì, buonanotte con due L. Wow, quasi 1 milione di iscritti, ok. Cos'è questo canale? Tipo entertainment? Comedy, trasformare i piatti in hamburger. Vediamo un po', anche qui voglio vedere video, voglio andare a vedere quelli più popolari, quindi con più visualizzazioni. Allora, la sfida degli hamburger, quello è il più buono. Luis vs Space Valley, testiamo le pizze surgelate. Allora, vediamo McDonald's versus Burger King, vediamo questo. Oggi si diventa obesi. Che belle le chilocalorie sporche. Ah, ok, quindi è un gruppo di ragazzi, ok. Riverenze a tutta la valle spaziale. Mi dispiace, questo non l'ho apprezzato, ragazzi di Space Valley, scusatemi. E chi preferisce il Burger King? È ora di mettere la parola fine. Voi siete team McDonald's o team Burger King? Io decisamente team McDonald's. Mi dispiace, ma McDonald's. Invitanza, untezza, al palato. Untezza e zagliotti! I primi prodotti che analizzeremo sono hamburger e cheeseburger. Packaging, il primo impatto che qualsiasi prodotto dei fast food ha sul cliente. Molto professionali. Perché può essere più bruttino, più bellino, influisce parecchio. Fin da bambino mi hanno ruotato altamente i cetrioli che ci mettono dentro, anche perché anch'io non li odio. Ovviamente cetrioli, ma vederlo fanno schifo. Faccia arrabbiare solo un pezzo. Vogliamo la petizione per togliere i cetrioli dai hamburger e dai cheeseburger, non se ne può più. Bella vista, ti dico no. Quello del Burger King è molto più solida la confezione. Resistenza agli urti! 3, 2, 1. No, vabbè. Andiamo a colpire anche quello. È di gomma. No, beh, questo si rigonfia, cioè riacquista volume, così invece è proprio rimasto lì, cioè c'è rimasto. Crash test vinto da McDonald's, qui non credo ci siano dubbi. Il crash test, no, è fantastico. Bellissimo, devo dire, anche il loro logo, il fatto che abbiano tutto il merchandising con le t-shirt, le tazze, molto molto carino, mi piace, sono molto bravi per quanto riguarda il branding. Burger King ha stranito McDonald's, non avrei mai pensato di fare questo test. Ma se volete un burger, andate a prenderlo al Burger King, che era molto più buono. Adesso assaggiamo le patatine. No, vabbè, fantastici. Guarda, questa idea veramente brillante, questa di fare una sfida McDonald's Burger King. È buono fritto? No, cos'è buono fritto? Devo vedere cos'è buono fritto, scusatemi, ma la curiosità è troppo forte. Vado piano. Apri stavolta. Piano! Perché mi si incolla le mani? Ma scusa, ma alzo il cestello, qual è il problema? Vai, adagio. No, vabbè, quindi friggono le cose più assurde, cioè stanno per friggere un hot dog? No, vabbè. Loro praticamente col cibo fanno tutte quelle cose che tutti avremmo voluto fare, ma non ci azzardiamo a farle. Loro sì, praticamente. E come crocca! Continua a mangiare.
Allora, detesto il fritto, con tutto me stesso lo odio, dal più profondo del cuore. Sarà la pastella delicata, sarà la frittura professionale, ma io questo hot dog lo adoro. È buono fritto? Sì. Tagliatelle ai funghi porcini. Oh, questo mi piace, questo mi piace, questo mi piace. Come fanno a friggere le tagliatelle? No, questo devo vedere. Come fanno? Le cose stirando, no? Sì. Potrebbero rivelare delle sorprese anche oggi. Beh, dopo quel video abbiamo detto, cacchio, ma le tagliatelle ai funghi hanno del potenziale. Perché non queste sono state probabilmente cotte qualche tempo fa e sembrano finte ora. Sembrano di plastica. Gli daremo nuova vita con il fritto, perché con il fritto tutto si eleva. Oggi è la regola di oggi. Ma no, vabbè, voglio troppo vedere. Ah, le buttano! Butta giù! Le buttano proprio così nella friggitrice! No! No! Esce tutto! Ragazzi! Aiuto! Non ci voglio fare! Staccala! Fantastici sti ragazzi! Oh. Questo è un casino! I microfoni! I microfoni! Il tutto! Il microfono! Potrai metterti un boccone del genere in bocca? Non so come cotta, fa di crescentine. Crescentina? Ma il fungo nasce per essere fritto a questo punto, perché c'è un po' molto olio, ma ti avvolge tutto. Mi piace, ragazzi, ti piace. Mi piace. Perché mi piace il fritto adesso? Cioè, se ne è normale, arrivi. Perché? È la vita. A me lo strudel non è mai piaciuto. Non mi è mai piaciuto. Perché gli dice, vabbè, io gli credo, nemmeno a me piace lo strudel di mele. Io le mele, se sono fresche, se... le mangio, se sono cotte, bleh. Mi ricorda quando stavo male che mia mamma mi faceva queste mele cotte, bleh. Quindi come striccica, chiamerò mio figlio strudel, a 100.000 mi piace. Chiamerò mio figlio strudel. Strudel Venceslai. Anche se... sembra un croissant. No, un pane chocolate, sembra tossico. Pettina. Ehi, dobbiamo testarlo, dobbiamo vedere se funziona. No, tu non mi metti quel coso in mezzo. Ma sì, dai, no, l'effetto unto tipico del nerd. E tu sei più nerd. Cioè, voglio... mettono un pettine nella friggitrice e poi si pettinano i capelli? No, vabbè. L'hai ripreparata questa. Ah, ok, una parrucca. Raffreddandosi un po' si è solidificato. Posso dirti ciò? Ma la domanda mia è perché? Cioè, quale scopo? Sparazzina. Ah, mi sta tirando i capelli. È che non passa. Questo è l'incubo dei miei capelli lunghi. Gli attaccati. Veramente l'incubo. Sarebbe un'idea geniale, rivoluzionaria, che cambierebbe il mondo. Rivoluzionaria, ma la pastella occlude le setole e non può più usare. È buono fritto? Sì! No. Però fantastici loro, devo dire, mi sono piaciuti moltissimo, quindi anche qui vi ringrazio perché sono veramente un canale, secondo me, da scoprire, molto bravi anche, molto, sono bravi ad intrattenere, mi piacciono tanto. Poi, altro canale ragazzi che è spuntato, cioè altro nome che mi avete fatto in lungo e in largo, è Steffi 1986, anche qui io non ho la più pallida idea di chi sia, ma lo scopriremo assieme. Parodie, challenge, tag, assaggio, tutorial creativi o particolari e tanto trascioso, trasciume. Ok, andiamo a vedere. Di solito le cose trasciose, trasciume non mi piacciono, però ci sta, ci sta. Provo a sbiancare i denti con il carbone vegetale attivo, vediamo questa. Ok, fantastico questo. Sono quelle luci nuove, in effetti si vede abbastanza bene, ma siamo qui perché voglio provare una cosa che sta andando tantissimo nel web, ma non recentemente, proprio da una vita, e ero sempre tentata di provare, ma non l'avevo lì. Beh, lei mi sembra molto carina, mi piace in particolare il suo colore dei capelli. Già proprio come una dannata, perché? Qual è l'ingrediente principale? Mi piace che poi ripete la frase in modo da tagliarla nell'editing e poi non la taglia e non gliene frega un cacchio. Grande. Non c'è da mancare niente, non mi ricordo la marca, ma lo potete trovare in farmacia o al supermercato, costa pochissimo, tipo 3-4 euro. E si può trovare sia in pastiglie come questo. No. Già il primo utilizzo. Vi prego, non ditemi che ha usato le pastiglie perché... cioè le pastiglie, anche se le sgretoli, ci sono comunque quei pezzettini che poi ti rovinano lo smalto sui denti. Ditemi che non l'ha fatto di prima. Da fare una volta al mese, cioè non potete farlo tutti i giorni, sennò senza cazzo e senza indugio andiamo a lo ha fatto. Andiamo a lo ha fatto effettivamente. Mi era parola, andiamo. Ci sarà anche se ci sia. Non mi meraviglio che non ci sia la pubblicità viste le parolacce. Ti sa che ci sono dei denti neri?
Oddio, lo spazzolino, che lo so. Ok, penso che i suoi video non saranno mai monetizzati visto come parla e mi sto rendendo conto della parolaccia anche nel background. Vabbè. Questo non ci voleva, è anche io, quindi mi sposto proprio indietro. Beh, avrà anche tutto lo softbox. Avrà funzionato sto sbiancamento alla fine? I denti, ma il prima ed il dopo sono praticamente arancioni. Ok. I denti. Quindi non si capisce un tubo. Sembra più che altro che nel dopo ci sia un buco tra i denti che nel prima non c'era. Quindi se quello è il dopo sotto, quello è il dopo, non lo so. Comunque, ok. Diciamo che non è esattamente il canale che fa per me, poverina, ma non significa niente, insomma. Comunque è molto brava ad intrattenere, evidentemente. Passiamo oltre, ragazzi, che forse è meglio. Altro canale che mi avete consigliato in molti è Black Geek. Andiamo a vedere, anche qua non ho la minima idea di chi sia questa persona. Da quanto mi sembra di capire, praticamente fa video di tecnologia e roba del genere. Sto vedendo in questo momento che c'è anche Chiara. Ah, ok, io ho capito. Lui è ragazzo, ogni tanto Chiara mi dice che collabora con un ragazzo che fa roba di tecnologia. Adesso ho capito che è lui. Ok, andiamo a vedere i suoi video, anche qui i più popolari, che di solito sono quelli più interessanti o quelli che hanno fatto più scalpore. YouTuber compra iPhone falso, reazione, ok, che è con Chiara. Andiamo a vedere, ho comprato il primo iPhone di sempre. Unboxing iPhone 2G. Sì, il momento è finalmente arrivato, perché io mantengo sempre le mie promesse e all'interno di questo pacco c'è il primo iPhone mai stato realizzato. Cioè, non è esattamente il primo che hanno costruito. È il primo modello, ok. Serie di iPhone. Life. Beh, io non sono esattamente un'appassionata di tecnologia, anzi, cioè, se non fosse il mio lavoro avere videocamere e cellulari, eccetera, probabilmente non me ne fregherebbe niente, sarei rimasta al mio vecchio cellulare, di cui non mi ricordo nemmeno la marca, ma era piccolino, quadrato, rosa, e si apriva così, tic, tic, così, e c'era lo specchietto dietro e i tastini con gli svaroschini davanti. Adoravo, adoravo. Quindi non ci capisco tantissimo, però interessante questo modello di iPhone, che appunto è il più vecchio modello di iPhone possibile immaginabile. La mia collezione Apple gigantesca, andiamo a vedere. Wow. Cioè, io di Apple ho solo il computer, quindi il MacBook Pro, l'iPhone, gli altri che avevo che li ho dati via, li ho venduti, e poi che cos'ho? Un vecchissimo iPod shuffle rosa di quelli minuscoli, e tipo i primi che sono usciti, e poi ho l'iPod, però quello proprio con lo schermo che si connetteva solo in wifi, che non aveva proprio la SIM. E basta, e il mouse, e basta, tipo, lui ha una collezione, una roba... Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video, nel video penso più speciale che io abbia mai... Sembra molto simpatico questo ragazzo, vi devo dire la verità, molto molto simpatico e professionale. Poiché negli anni si fa sempre più frequente la fatidica domanda: Andrea, ci mostri l'intera collezione Apple che possiedi? Inutile dire che realizzare questi video è estremamente gratificante, perché avere davanti a me tutto questo mi fa pensare a come io mi sia guadagnato ogni singolo pezzo di questa collezione, come ogni singolo pezzo rappresenti veramente un tassello nella mia scalata, che è il mondo di YouTube, la mia passione. Bravo, mi piace questo ragazzo, bravo. Che è comunque un oggetto materiale, ma che per te ha una certa importanza, ma dall'altro lato ovviamente porta a sé un sacco di hating, di persone che non... È vero, ma fai bene a strafregartene, a fare il video comunque, perché se ti è stato richiesto significa che la gente lo vuole vedere, bravo! Anche
queste. Oggigiorno. Voglio menzionare anche il fatto che metà di queste cose che fa vedere, a parte gli iPhone, non so nemmeno che cosa sia. Per farvi capire quanto io mi intenda di questa roba, praticamente niente. Poi proseguirei. Comunque questo ragazzo mi piace, ma non avevo dubbi. Lo sapete che Chiara è una mia amica, e quindi se lei collabora con qualcuno, so per certo che deve essere qualcuno che è in gamba. Quindi, e poi abbiamo un altro nome che non è spuntato tantissimo, però è spuntato un po' qua, un po' là, l'ho notato, che dovrebbe essere Barba Scura. Andiamo a vedere questo Barba Scura. Mi sono imbucato al convegno terrapiattista, no, mito. Vediamo questo. La Terra è sferica, la NASA ci fornisce immagini tutte computerizzate e vuoi credere alla balla. Lo sbarco sulla Luna è stato finto, abbiamo fatto degli studi di zetetica e noi siamo arrivati a questa conclusione. Cretini! E la invenzione. La Terra è piatta, i giganti. Io vorrei capire quali studi hanno fatto. Tendenziosa invasione di campo. Se credete a queste baggianate, a queste teorie, scusate se vi sto offendendo, ma... Ma quelli che pensano che la Terra sia piatta pensano che anche tutti gli altri pianeti lo siano, tipo Saturno, tutti i pianeti sono piatti? Cioè la Luna che vediamo, secondo voi è piatta però non così ma così? Cioè tipo che dietro è piatta? Non capisco. Ma da buon pirata riesco ad intrufolarmi in sala. Vengo accolto da una sala gremita di gente. Ci saranno state almeno... Sono in 10! 15 persone, di cui 8 giornalisti. Tutti gli altri invece una volta entrato mi fanno gli occhiolini, mi lanciano segnali. Oh, sono tutti membri della ciurma. Inizio a pensare che sarebbe davvero diventato come il Fight Club. La ciurma is everywhere. Non posso non apprezzare il fatto che i terapeutisti non hanno badato a spese in termini di allestimento. Ma che bello. Ma subito le rivelazioni iniziano. E facciamo, giornalisti, che facciamo? Dobbiamo reagire, no? Il maestro ci mostra foto di emigranti, alludendo a qualcosa di non chiaro e raccontandoci che in realtà tutti i siriani sono bianchi, ma i poteri forti ce lo nascondono. No, adesso l'immigrazione, no, mescoliamo tutti i poveri dei Soros, chiaramente satanista. In qualche modo questa cosa è legata alla terra piatta. In che senso sono tutti bianchi? Questo non l'ho capito. Purtroppo è stato molto interessante. Volevo chiedere se potevo comprare il libro. Sì, mi piacerebbe tantissimo averlo autografato. Ci vediamo con voi. Cosa fare? Ragazzi, ce l'ho qua tra le mani. Sto per acquistare il libro di Albino. Mio Dio, lo porto a casa con me. Lo tengo già al comodino, lo leggo tutte le sere. L'autografo. No, vabbè, ma fantastico sto ragazzo. Non avevo mai sentito parlare del suo canale, eppure ha un sacco di visualizzazioni. Il bradipo sul delfino, sul koala, It, riassuntazzo del film It, fantastico. E così una volta gli amici vengono chiamati da Denzel Washington e si va giù pesante di flashback. Denzel 30 anni prima aveva visto in questo parchetto appena appena inquietante suo padre. Peccato che suo padre fosse morto durante la guerra. Tuo padre morto si è appena trasformato in un clown. Poi è svanito e è apparso uno scheletro che ti ha minacciato. Cosa ti manca? Prova a toccare. Beh, questo è un classico dei film horror. Succede di tutto e i protagonisti fanno le cose meno logiche possibili. Cioè in questo caso scappa. Oppure quelli che vanno in giro per la casa da soli al buio e dicono tipo con la luce: c'è qualcuno, perché ti pare che se c'è un assassino ti dirà sì, sono io, sono qua. Cioè, adoro queste cose nei film horror, vabbè, fighissimo, veramente anche questo canale mi piace tanto, proprio bravo questo Barba Scura. E posso dirvi la verità, me lo vedrei tanto bene alle Iene, non so perché, ma me lo vedo così come spirito bravo, intraprendente, originale, ci piace. Ok, mia family, questo per oggi è tutto, spero davvero che vi sia piaciuto questo video, vi ringrazio tanto per avermi fatto scoprire questi canali pazzeschi, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivate la campanella e mettete like a questo video se vi è piaciuto, vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte come sempre, venite qua che vi abbraccio forte e noi ci vediamo domani, sempre alle 17:30 con un nuovo video. Ciao!